Tutto pronto, si aprono le gabbie, partiti i cavalli della prima corsa. Longino rimane un po' attardato, ma poi recupera subito da una partenza lenta. Il più veloce è Maître Renard, in seconda posizione c'è Anno Princess, con al suo interno José Penco, più all'esterno Tale of Tales. Dietro a questi troviamo proprio lo stesso Longino, poi Danza H a chiudere il gruppo insieme a Paolo Gray. Andatura non disprezzabile in questa prima fase, con Maître Renard che si ritrova in vantaggio nei confronti Tale of Tales, che si posiziona a tre quarti. In terza posizione c'è invece José Penco con la giubba celeste e bianca, poi con la giubba blu e rossa c'è Longino a precedere a No Princess, Paolo Gray che ha recuperato qualche posizione rosicchiando qualche metro lungo lo steccato, e poi a Danza H a chiudere il gruppo. Sette cavalli in quattro lunghezze, si entra addirittura d'arrivo, e allora Tale of Tales che va subito a premere su Maître Renard. In terza c'è ancora José Penco, ci prova anche Longino, più all'esterno c'è anche Danza H, poi prova a farsi spazio anche Paolo Gray, che in questo momento ne è privato, a No Princess che deve essere ancora chiamata. E allora a questo punto Tales of Tales è ancora in vantaggio nei confronti di José Penco, tenta la rincorsa ancora Maître Renard, poi Longino allo steccato opposto, Paolo Gray che rimane un po' sul passo, a 200 metri dal traguardo Tales of Tales ha una lunghezza e mezzo da amministrare, che diventano due e poi diventano tre. Vince facile Tales of Tales nei confronti di José Penco e Maître Renard, che lo acciuffa sul palo. Prima vittoria in Italia per Miguel Angel Franco Acosta. Il training è quello di Pierpaolo Sbarigia, i colori sono quelli di Samantha Pellegrini. Vince dunque Tale of Tales, numero 4 dello schieramento a segno, 3,84 la sua quota al totalizzatore, 4 al primo posto, al secondo dovrebbe essere il 2 di Maître Renard, al terzo di 3 di José Penco, 4-2-3, è un ordine d'arrivo ufficioso numerico e molto probabile della prima corsa da Capannelle.